Buongiorno, benvenuti a Voyager. Pronti per un'altra puntata? Allora, immergiamoci nel mistero. Allora, oggi ricominceremo dall'argomento trattato nella scorsa settimana. 2 più 2. Abbiamo detto che gli scritti mai affermavano che 2 più 2 non facesse 4, ma 14. E adesso tratteremo sempre un'altra cosa, ma degli scritti Maya. Infatti, questo popolo, anche se antichissimo, evolutissimo per l'epoca, affermava nei suoi scritti che il 14 gennaio 2040 ci sarebbe stata un'enorme esplosione del Vesuvio, conseguitiva alla caduta del Colosseo. Noi sappiamo che c'è una profezia che dice che il Colosseo, quando dovesse cadere, sono di caterpillar. E quindi Sbraddalino diceva che se 14. E quindi adesso noi andremo a esaminare questi scritti Maya. Ecco la dimostrazione. Guardate il titolo. Naturalmente dice l'esplosione del Vesuvio del 2040. Guardate in questi fumetti. La pecora, questo è uno scritto Maya, e questo è uno scritto Maya che afferma, posta dice, devo stare attento, sta arrivando il diluvio universale. Dice, gnam gnam, che stai dicendo? Guarda il fumo che esce. E allora a questo punto gli animali, il lupo e la pecora, si accorgono di aver fatto un errore e il lupo afferma, dobbiamo scappare assolutamente, perché anche essendo nel 500 avanti Cristo, abbiamo predetto che nel 2040 ci sarà un'enorme esplosione del Vesuvio, il 14 di gennaio. Ecco qua conseguitivamente la pecora che dice attenzione, il primo che leggerà questo scritto dovrà avvertire l'umanità che nel 2040, il 14 di gennaio, ci sarà un'enorme esplosione del Vesuvio. Questa è una cosa che spetterà scalpore in tutto il mondo. Anche i più grandi scienziati come Caterpillar, che si è occupato anche del fatto del 2 più 2, sta provando a collegare i due eventi, anche perché 2 più 2, ricordiamo, non farebbe secondo questo mistero 4, anche secondo i siti Maya, ma 14. E 14 è proprio il giorno in cui ci sarebbe questa esplosione. Quindi lo scienziato Caterpillar riuscirà, sta provando a collegare i due eventi, e questo lo approfondiremo quando avremo più fonti. Grazie, a domani.